oggi andiamo a fare un classico della domenica, un polpettone di carne al forno. Partiamo con 500 g di carne mista, vitello barra maiale. Metto all'interno di una ciotola abbastanza capiente. Andiamo ad aggiungere 2 uova, abbondante pepe, sale, un bel pizzico, 100 g di pan grattato, 100 g di parmigiano reggiano. Ultima cosa, andiamo ad usare, vedete, un po' di erba aromatica. Iniziamo con un cucchiaio a lavorare un pochino l'impasto. Adesso iniziamo ad impastare con le mani. Quando l'impasto ha preso questo colore, andiamo a maltrattarlo per un attimo. Andandolo a sbattere forte così all'interno di una ciotola, la carne si ammorbidisce. Guardate subito qua, ragazzi, guardate questo impasto come ha cambiato nuovamente faccia. Mettiamo la carta, andiamo a prendere un filo di olio extravergine di oliva e andiamo ad oleare. Andiamo a prendere il nostro impasto e iniziamo a schiacciarlo con le mani. Andiamo ad allargarlo bene, formiamo un bel quadrato, andiamo a compattare bene il tutto. Vedete che schiaccio e batto leggermente proprio perché l'impasto si compatti. E adesso andiamo a mettere la nostra mortadella. Qua ne ho 4-5 fette, la metto tutta. Un po' di parmigiano, cerchiamo di lasciare sempre l'ultima parte vuota. Adesso andiamo a prendere questo formaggio che abbiamo tagliato a cubettini. Ragazzi, ci siamo quasi. Andiamo pian piano a girare. Andiamo a girarlo prima così, quindi andiamo pian pianino così, rischiacciamo bene, riandiamo a fare una mezza passata, rischiacciamo bene, così e così. A questo punto caramella, quindi con le due dita andiamo a girare in sensi opposti. A questo punto impariamo a legare. Io a casa vi consiglio la semplicità, ovvero dito qua, vedete che vado a passare verso l'esterno, passiamo sotto e così via. Vedete che qua abbiamo questo splendido polpettone. Adesso andiamo a metterlo all'interno di una teglia. Patate le ho lavate molto bene, lasciate in acqua e le vado a usare con la buccia. Tagliamo a spicchi abbastanza grossi. Adesso, una volta che le ho qua, vado a condirle. Non le condisco mai all'interno della teglia, bensì le condisco a parte e poi le vado a versare nella teglia. Questo mi consente di avere tutte le patate condite in egual maniera. Andiamo a mettere un pizzico di sale, un po' di pepe. Tagliamo le erbe aromatiche abbastanza grossolane. Andiamo però per ora a mescolarle bene. Vado a prendere le patate, le vado a mettere un po' da una parte, un po' dall'altra, all'interno della mia teglia. Ragazzi, questa è la ricetta di oggi. È un polpettone di carne farcito di mortadella e formaggio di Guido e all'esterno delle belle patate. Andremo a mettere tutto in forno, 180 gradi, questa volta anche ventilato, 40-45 minuti. Ragazzi, inforniamo e ci salutiamo.